nel caso in cui vi sia qualche lamentela, noi risolviamo immediatamente. No, è piaciuto? È piaciuto? Anche voi? Cultori della privacy, anche voi? Ok. Perfetto. Sono curioso di conoscere anche il parere di Carletto. Carletto, dammi qualche indicazione rispetto al sapore del kabayaki. Voi in azienda Valli, quando vi trovate senza cibo e necessariamente dovete dare mano al pescato, preparate l'anguilla col kabayaki? No, noi la facciamo naturale. Naturale. Qual è l'anguilla che predirigi, Carletto? Quella più giovane, quella più piccola. Carletto, si parla di anguille. Quella verde, gialla, non quella. Anche quest'anno allo stand della Cova Chiese 2015 cuociamo l'anguilla per tutti. Allora, anche quest'anno sono qui al Sacro dell'Anguilla per la 21ª edizione. Rappresentiamo la Cova Chiese Calcio qui nello stadio. Il nostro ristorante è abbastanza affollato, ben frequentato, diciamo. Abbiamo avuto la fortuna di avere bel tempo, ma dobbiamo dire che soprattutto abbiamo un menù ed una capacità organizzativa formidabile. Questo qua si chiama traforo e adesso sto facendo un tre ponti che diventa un magnete, che sarebbe quello lì. Eccolo qua. Faccio anche le anguilline in legno, quindi appena lucidate. Vai. Poi va tutto col pirografo inciso in nero, questo qua che voi vedete, è tutto bruciato col pirografo. Poi noi ci diamo il rosso e ci diamo il bianco, poi scriviamo Comacchio. Poi ci diamo il suo lucido e poi ci mettiamo un magnete di dietro che diventa un magnete. Questi disegni qua li faccio sempre io col pirografo. Questo qua è uno scudetto, sempre magnete. Ecco. E questa qua è un'anguillina sempre fatta da me, che sarebbe fatta così. Prima diventa grezza, la taglio grezza qui sotto, eccolo qua, faccio così grezza. Poi con questo macchinario, che sarebbe questo qua che ho fatto io con un motorino da lavatrice, non faccio altro che limarla così. La linea così, dopo un po' di tempo diventa come questa, e poi ci metto le orecchie, che in dialetto comacchiese si chiamano isguans, le sguanze si chiamano. Queste qua sono appena fatte e le ho lucidate, guarda che gioiello. Squassa! Alla staglia! Adesso non mi avrei provato! Alza squassa! E pua! Ho tolto un bel parol! Un bel gos d'acqua d'aita, ho messo sotto il canale!